Benvenuto, bentornato su Vita da Videomaker Live Show. Anche oggi commentiamo i backstage dei film Candidati ai David di Donatello, 67esima edizione, e lo facciamo sempre con il nostro compagno di viaggio Lorenzo Castagnoli. Bentornato. Ciao, ciao e benvenuti a questo settimo appuntamento con il dietro le quinte, no? Per sbirciare i set. Come sono andati i set? Come hanno fatto le riprese di questi film che vedremo martedì 3 maggio esultare dal palastudio di Cinecittà? Vedremo chi la spunta, però è vero, queste sono le domande che ci poniamo, a cui cerchiamo di dare una risposta. Un po' ce la cantiamo e ce la suoniamo tra me e te, Lorenzo, ma non solo, perché in realtà coinvolgiamo sempre delle persone o addetti ai lavori, quindi chi ha realizzato i backstage, oppure degli ospiti, addetti ai lavori, amici, colleghi, persone che ci possano aiutare nel capire e approfondire meglio il mondo del cinema. Oggi il film è La Terra dei Figli e abbiamo due ospiti che abbiamo già visto, ormai vecchie conoscenze. Giugge, Giuseppe Circelli, eccolo qua, bentornato. Ciao, buonasera. Ciao Giugge, bentornato. E bentornato. Grazie. Anche Emiliano. Ciao a tutti. Ben ritrovati. Oggi appunto andiamo a vedere insieme il backstage della Terra dei Figli e lo facciamo intanto guardandoci una piccola pillola da un minuto e mezzo per entrare nel mood, poi ci gustiamo il backstage vero e proprio. L'idea del film nasce in maniera molto semplice. Io sono da sempre un fan di Gipi e di tutte le sue graphic novel e mi ricordo addirittura il giorno in cui ho incontrato La Terra dei Figli. Lo ricordo perché fu un colpo di fulmine. La sensazione immediata fu quella di qualcosa che mi stava parlando e da quel momento decisi di provare a capire se si poteva farne un film. When we were talking about this movie with Claudio, also the style, we went back to the graphic novel a lot of times for inspiration or for how to present this world. L'ispirazione da un certo tipo di linguaggio, che in questo caso è quello della graphic, è molto difficile riproporla in un altro contesto dove viene usato un altro linguaggio, che è quello del cinema. Quindi c'è questo grande sforzo da parte di Claudio di ottenere questo immaginario completamente diverso da quello a cui anche lui è abituato. È un connubio tra il fantastico e il naturalistico, la finzione totale, però allo stesso tempo descritta in maniera molto naturalistica, come se stesse succedendo ora. La graphic novel era conclusa e perfetta così com'era in se stessa. Eppure allo stesso tempo credo che il tradimento che è avvenuto nel passaggio dalla graphic novel al film fosse un tradimento necessario, assecondando poi quelli che sono i sentimenti e le cose che mi interessavano più della graphic novel a raccontare. La Terra dei Figli, eccolo qua. Interessante questo passaggio tra la graphic novel, nel senso lo storyboard, quello che poi è il riferimento principale del film, e poi le scene messe in scena appunto dal regista. Figa questa cosa, è l'elemento probabilmente che risalta di più. Non so se ci sarà anche nel backstage da 5 minuti, mo lo scopriremo. Avete visto Claudio Cuppellini che scenografia come dietro flex, che aveva, era un, flex una stesa di David impressionante. Ragazzi, è un signor regista, Claudio Cuppellini, ragazzi, flexare quello che vuole. Se lo può permettere, dici? Ma sì, ma ci sì. Sta, ci ragazzi, sta. Andiamoci a gustare il backstage, allora, vediamoci il backstage e poi lo commentiamo insieme. Stiamo stabilizzando, quindi qua è Venezia probabilmente, già è una laguna di sicuro. È Trieste, sì, non però è giù Venezia. Trieste. Trieste, ok. Trieste. Quando ho letto la graphic novel e mi sono innamorato di questa storia, la prima cosa che ho veramente, comunque è palesissima questa flexata dei premi. Affascinante, bello, bello. Ho pensato è stata questa. C'è uno spazio perché io mi possa inserire e possa dare la mia versione, su, cercando di non tradire quello che era lo spirito del racconto. Era chiaro che non avrei
mai dovuto e potuto semplicemente trascrivere quello che già Gipi aveva raccontato meravigliosamente, e quindi prendendo spunto già dal suo lavoro ho però cercato di rendere questa storia mia. Io non mi perdono più. Il tema del film è enorme, ma è anche semplicissimo. Stiamo parlando dell'umanità che sta per terminare, si sta estinguendo. Non si capisce perché, ma si può immaginare, insomma, è abbastanza metaforica. C'è un mondo ostile dove i figli non sanno leggere quello che scrivono i padri e i padri riescono a interpretare poco quello che desiderano i figli. Nel momento in cui ho letto la graphic novel ho immediatamente visualizzato il Delta del Po come il teatro della nostra storia. Il Polesine e soprattutto tutte le lagune in cui stiamo girando sono di una bellezza crepuscolare. Il mondo distopico che Claudio Cupellini voleva raccontare è già lì quando arrivi. Questo sole è fatto benissimo, è scenografato, è incredibilissimo. Da piccolo dicevo ai miei genitori: mamma, papà, un giorno farò un film in cui sarò in una terra distrutta e ammazzo la gente e mi ritrovo qua. As a cinematographer, I have a great chance to do powerful images because we are always out in the nature in a very exciting location. Era un po' che non mi capitava a me di incontrare anche un film girato in posti incredibili, con la messa in scena, dalle scenografie ai costumi, al trucco e parrucco. Aiutano molto ad entrare nella suggestione. Il lavoro di costume e trucco, ma anche il lavoro come scenografia e fotografico sono stati fondamentali perché noi dovevamo ricreare una realtà. Lo stesso Daniele Frabetti, lo scenografo, ha creato un mondo dove non la faceva da padrone come si sarebbe potuto immaginare il legno. L'assunto è stato: tra 30 anni cosa rimane della nostra civiltà? Rimangono i nostri rifiuti, la plastica, il metallo. Per noi è stata anche un po' una sorpresa e una sfida riuscire a costruire in mezzo all'acqua, tenendo conto delle alte maree, tenendo conto delle piene dei fiumi. È stato un lavoro particolarmente difficile, dove poi ci sono stati degli sforzi produttivi piuttosto importanti, perché durante le nostre riprese non ci siamo fatti mancare niente. Il fango fino alle ginocchia non è stato di aiuto, però rendeva il tutto più credibile. Meglio così, grazie fango. Ci troviamo a dover recitare in condizioni a volte veramente difficili, a contatto con la natura, a contatto con i cambiamenti climatici che ci hanno travolto. Quindi è tutto molto vero. Non c'è una scena che non mi abbia messo in difficoltà, sono esausta. Però, insomma, quando stai dentro un film così è anche piacevole poi veder cambiare le cose. Insomma, abbiamo avuto molte difficoltà, però durante le nostre riprese sentivo il cuore che batteva molto forte e batteva di gioia. Eccolo il nostro La Terra dei Figli. Complimenti a chi ha realizzato il backstage, lo ringraziamo. Non c'è il nome, non l'ho visto. Almeno. Giulio. No, backstage ancora Giulio. Di... Ah, Giulio, di Giulio Cristian Gattuso. Natoli. L'ha realizzato Giulio Gattuso, allora, le riprese. Allora, lo ringraziamo, gli facciamo veramente un in bocca al lupo per i prossimi. Senz'altro si vede un taglio differente rispetto a quello di prima. Credo che questo, rispetto ad altri che abbiamo commentato, sono partiti da un tema, da un mood del film, riprendendolo anche per raccontare il backstage. E apprezzo sempre questa scelta, perché secondo me è un po' anche qualcosa che da quel valore aggiunto che quando ti vedi il film e poi ti vedi il backstage ti sembra comunque di essere un po' nello stesso ambiente. Ma anche al contrario, fosse... cioè non avendo visto il film comunque mi ha molto incuriosito a livello di atmosfera, perché è meno tecnico, vedi meno attrezzatura, ma sei più troppo, immerso. Non ha svelato troppo, sì. Soprattutto sì, è vero, sì, è quel, esatto, valore aggiunto che ti dicevo,
Ma io me lo segno, stasera me lo vedo. Quindi, cosa che farò, perché io non l'ho ancora visto, quindi questo backstage mi ha fatto venire la voglia di recuperarlo. Recuperatelo, perché ne vale la pena. Non so se è stato casuale anche la scelta della parola figli, ma mi ha ricordato molto il film di Cuarón con Clive Owen. Roma? No, quello che si chiamava... come si chiamava? Degli uomini, ecco, mi tornava la parola figli. Forse un pochino, qualche citazione ci sarà pure, immagino. Sì, quindi... assolutamente. Tutto completamente distrutto da guerre nucleari, disastri, è un mondo selvaggio. Secondo me poi Claudio quello ha veramente realizzato in una maniera... Ha raccontato bene. Stupenda, stupenda. Cioè, noi abbiamo bisogno di questi film qua, di questi film qua per tornare a spaziare su genere... E poter far respirare un po' il nostro cinema finalmente, ma soprattutto a livello internazionale, che è la cosa che serve come l'aria in questo momento. La cosa che mi ha colpito molto è vedere comunque due grandi attori come Valerio Mastandrea e Lagolino, che comunque sembrano quasi diciamo, dei ragazzini che dicono cavolo, Mastandrea che ha fatto cavolo, è tanto che non sono in un film in quale mi porta in posti belli. Quindi il pensare comunque questi autori che secondo me arrivano a un punto nel quale sono così oberati delle stesse cose quasi, che iniziano effettivamente a ritornare indietro sui propri passi e iniziare a investire in cose molto più art house, molto più strane, molto più anche a livello di quanto effettivamente ci devono mettere di impegno anche a livello fisico, attoriale, anche comunque con una certa età, che anche Mastandrea e Lagolino comunque la cinquantina ce li hanno, anche di più forse. Quindi è interessante questa cosa qua, cioè come effettivamente questi grandi attori si fidano di una visione nuova, più strana, meno tipica, è interessante. È vero, fa sorridere lo stupore di Mastandrea che dice era tanto che non giravo in queste location particolari. È vero, è un po' anche quello che è avvenuto con un attore molto più giovane, che è appunto Alessandro Borghi, con un altro film, Mondo Cane, che Mondo è ambientato cane. Sempre in una realtà distopica, in un futuro strano. Mondo Cane, Taranto. Ingiustamente, non è in cinquina, purtroppo, per la miglior opera prima. Sì, è strano, però ecco, mi ha ricordato anche quel genere di professionisti che ormai sono sulla cresta dell'onda, Borghi in particolar modo, e che comunque si affidano e credono in progetti come questi ancora di più, proprio perché era un'opera prima. È vero, voi che cosa in generale vi aspettate da un backstage di un film? Cosa sperate di vedere? Mi devi mettere la curiosità in un certo senso, o magari non so, perché poi il backstage, sai, i backstage sono veramente diversi l'uno dall'altro, dipende dal film, dipende da quando li vedi, quindi è sempre rischioso a volte vedere un backstage, ma secondo me dovrebbe essere una specie di prodotto neutro, non so se mi spiego, cioè che non dovrebbe... Senza compromettere l'integrità dell'opera, del film, insomma. No, secondo me dovrebbe essere una specie di cortometraggio, cioè dovrebbe prendere una tematica che la ruba effettivamente dalla trama del film, la fa sua, e i protagonisti effettivi sono effettivamente tutta la troupe, la crew, quindi come se raccontasse una realtà in più, ma che comunque non, fa parte del mondo del film, non so spiegarti. Cioè io lo realizzerei così, un backstage, mi vivrei il film, capirei bene effettivamente la visione del regista, e non dico che mimerei quello che ha lui, ma cercherei comunque di metterla, perché comunque chi fa backstage è comunque anche lui un regista, e chi lo monta è un montatore, cioè come se fosse un prodotto a sé, e quindi secondo me, cioè, voglio vedere quella cosa in più che mi porta effettivamente a entrare nel mood del film, ma anche uscirne come se avessi visto comunque un cortometraggio, un qualcosa che comunque mi ha dato qualcosa alla fine, non solo guarda il film. In questo caso, cioè, mi ha molto colpito di questo qua la cosa che parla comunque dell'incomunicabilità tra i figli e i grandi, cioè, quindi comunque sicuramente ne parla del film, ma già questa cosa qua mi ha dato molto da pensare per come l'ha messa, cioè anche con le inquadrature scelte, con la scena da far vedere, cioè è interessante, mi ha molto colpito. Ti ha lasciato il tema anche, no? Che senza vedere il film comunque è qualcosa che ti ha fatto riflettere. Sì. Tu, Lorenzo? Piace vedere appunto i colleghi, la troupe che lavora, e ovviamente raccontare le scene più complicate del film, o la scena più che il regista pensa che catturerà di più il pubblico in sala,
cioè far vedere nella sua complicatezza come è stata realizzata. Il tema dell'educazione dello spettatore, quindi mostrare come funziona creare un film, una scena. Anche. Quello anche. Di solito lo fanno molto bene i backstage, per esempio, della produzione di Rovere. Mi ricordo che abbiamo visto il primo re. Dell'inondazione. Sì, il tema educativo del backstage è interessante perché senz'altro... Se non hai la possibilità, come pochi hanno, cioè solo chi lavora sul set e c'ha un ruolo, sta sul set e vede quelle cose lì, altrimenti non hai la possibilità. Quindi è sicuramente uno degli obiettivi dei backstage, dei dietro le quinte, quello di educare all'industria e anche a studenti di cinema. Immagino quanto siano anche dei prodotti veramente di valore ricercati, non solo i libri di storia per studiare la storia del cinema, ma anche capire come funziona realizzare un film. Sì. Questo senz'altro è uno degli obiettivi dei backstage. E poi c'è questo tema anche del backstage come opera a parte, che ha poi una sua autonomia slegata dal film e che potenzialmente può rappresentare anche quello un cortometraggio per un autore. Lo ricordiamo sempre perché secondo me tra i più bravi in assoluto Alain Parroni, che ora sta facendo il percorso da regista, ma che insomma anche lui negli anni scorsi ha realizzato dei backstage che hanno quel tipo proprio di impostazione, di approccio, quindi dei... Sì, sì, un mi po' ricordo più... quello di Favolacce, comunque partiva con la canzone, c'era qualcosa che comunque è atipico da vedere, ma poi anche con Mino e Girolamo, il co-regista... Adesso entrambi stanno preparando l'opera prima, da quello che ho sentito. Esatto. Stanno entrambi preparando il film. Quella di Alain è una bella robetta. Volete aggiungere qualcosa su questo film che ci siamo persi? Ah, Lorenzo, ricordaci un po' dal punto di vista tecnico le nerdate che ci piacciono, sì. Vai, dicele tu. Gregley Porwak. Purtroppo, ragazzi, il DOP è, è straniero. Ha usato Arri Alexa Mini e Arri Alexa XT Plus, quindi va molto questa accoppiata fuori, no? Ma da quando l'ho usata nell'ultimo set capisco perché l'Alexa Mini, capisco prima volta che lo usavo e dico ok. E invece le lenti ha usato le Cook anamorfiche, bellissime. Okay. Dove lo possiamo recuperare il film se non l'abbiamo visto? Su Rakuten, su Chili, su Google Sky, Film, su Amazon Prime, su Sky prima fila, cioè Prime non in abbonamento, cioè deve prenderlo in noleggio o vendita. No, su Now TV, secondo me me lo dà gratis. Ah. Qua quindi chi è abbonata Now, non lo posso vedere, mi sa. Confermo. Bene, vi abbiamo dato pure un po' di riferimento. Vai, ricordaci le candidature, bravo. Le candidature sono due per La Terra dei Figli. Miglior sceneggiatura non originale, che va a Filippo Gravino, Guido Iaculano e Claudio Cupellini. E poi ovviamente gli effetti visivi, Rudy Migliari, Rodolfo Migliari e Roberto Saba, che è il suo assistente. Meritatissima. Strano non fotografia. Strano. Sì, Veloce come il vento uscì durante i giorni della premiazione dei Davi 2016. È vero. In cui vinse Genovese con Perfetti Sconosciuti. Sì. L'anno 2016 e 2017 vinse Virzì con La pazza gioia, mazza. Vi ricordate Valeria Bruni Tedeschi con tre fogli, il papiro? Il discorso? Io con Valeria Bruni ricordo di un festival di Venezia in cui con i colleghi andammo a vedere il suo film. Sai che c'ero... L'Estivant. C'ero anche io, era I Villeggianti. I Villeggianti, mamma io mia, non ricordo di aver visto mai una sala così addormentata a un festival, ma ti eravamo tutti sulla poltrona così, gente che si alzava con loro sopra, c'era... nella platea della sala grande. C'era sopra. Un surround particolare quel giorno, c'era un 8.1 con degli effetti speciali. Noi siamo ai saluti, ragazzi, ci vediamo prossimamente, come sempre che il video sia con noi. Grazie Emiliano, grazie a Giugge, grazie a Lorenzo. Ci vediamo alla prossima, allora. Grazie. Viva il cinema. Viva il cinema.